Sarsi, è contenta, Sarsi. Rilassarsi a Ballarò. Ma a proposito, scusi, Sarsi, ma cosa ci fa lei in televisione? Lo sa che se la vede Casaleggio, le mette la stagnola in testa, le fa fare... Le mette una stagnola in testa, le fa fare una parabola. Buongiorno Federica Salzi, oggi il parere che più conta fra tutti gli analisti, gli opinionisti e gli esperti che abbiamo sentiti è il suo. Che cosa ha pensato, buongiorno, vedendo ieri Beppe Grillo con la camiciola nella poltroncina bianca di Porta a Porta, lei che è stata espulsa per aver fatto una comparsata, diciamo, normalissima a Ballarò. Ma allora, io non ho visto Grillo con la sua camiciola da vespa, nel senso che ieri sera ho fatto altro. Eh no, ma lei è matta, è una cosa, è come quelli che vanno nella setta degli alcolisti e non bevono più whisky. Ma com'è possibile? Beh, diciamo che avevo altro di più divertente e interessante da fare che guardare l'ennesimo spot elettorale del Movimento 5 Stelle. Beh, ma siete tutti un po' avvelenati con il vostro ex movimento, no? Ma no, io onestamente non sono avvelenata, semplicemente ritengo che quello che Grillo ha da dire in questo momento a me interessa relativamente il giusto. Quanto prenderà? Cresce, prenderà o scende? Ma l'Europea sì. Secondo me fa il botto, secondo me prenderà tanti voti. Sì. Davvero? Ma lui sta facendo una campagna elettorale molto convincente, sta comunque raccogliendo molto consenso da parte di persone che sono deluse dagli attuali partiti, e fino adesso comunque all'Europea lui non si è ancora misurato, quindi le persone principalmente voteranno per protesta nei confronti degli altri partiti, voteranno Beppe Grillo, e poi vedremo come andrà a finire. E la protesta, almeno in Emilia Romagna, che lei conosce bene, batte palmo a palmo, cresce? La protesta cresce, anche se devo dire... Ma non dire... c'è l'effetto Renzi? Ma più che l'effetto Renzi, se io devo guardare le ultime piazze di Bologna, a me viene da dire c'è l'effetto Tsipras, cioè ieri Tsipras a Bologna aveva Piazza Maggiore piena con 10-15 mila persone, Grillo quando è venuto a Bologna la scorsa settimana non arrivava alle 2.500-3 mila persone in una piazza molto più però piccola. Però Bologna, Città quindi... Rossa, no? Sì, beh, sicuramente c'è un certo favore nei confronti di una certa parte politica, questo sicuramente. Allora, quindi, Grillo fa il botto, però non la passione, non le interessa. Le voglio chiedere l'ultimo bilancio che fa su questa cosa. Lei è espulsa per una partecipazione in televisione quando il regolamento, spieghiamolo, ci ha ricordato Giovanni Favia, non lo vietava. Esatto. E lui, dopo aver fatto quel regolamento, ha mandato tutti in televisione, compreso se stesso, nello studio indicato come lo sterco del demonio. Eh beh, coerenza 5 Stelle, nel senso che Grillo e Casaleggio lavorano in maniera tale da... E Casaleggio pure è andato all'Annunziata, eh? Sì, certo. Ma loro lavorano per portare a casa un risultato elettorale, indipendentemente da quelle che sono le regole che fanno. Certo, loro vanno dove riescono a trovare del consenso, per cui utilizzano tutti quelli che sono i mezzi di comunicazione utili ad ottenere questo risultato. Regole e non regole erano state fatte principalmente ad personam e ad momento, mi viene da dire. Loro adesso, le persone che mandano in televisione, le mandano in televisione a fare un copione scritto da Casaleggio, e quindi possono andare per questo Ma motivo. Davvero è così? È lui il grande burattinaio? Io? Ma assolutamente sì. Però non ha le prove per dirlo, Federica. Ma le prove per dirlo sono che comunque tutto quello che riguarda la gestione del Movimento 5 Stelle è farina del sacco di Casaleggio, questo Grillo lo dice sempre. Grillo lui continua comunque a ribadire che è il megafono del Movimento e va nelle piazze ad arringare la folla, ma tutto il lavoro che ci sta dietro di costruzione delle regole, costruzione del programma, costruzione del sito internet, costruzione del progetto politico è opera di Casaleggio, ma per stessa missione di entrambi, non è che ci sia tanto da tirare a caso, sono loro stessi che lo ammettono in varie interviste, queste cose sono emerse. Però per stasera, intanto che viene a Matrix, Federica si deve preparare, deve soffrire, se lo deve rivedere tutto, magari anche due volte. Credo che avrà di meglio da fare. Ma qualche trinariciuto sconvolto per il fatto che vada da Vespa, cioè qualcuno dei fedeli e la prima ora che avevano creduto al mai in televisione, ci sarà?
Ma io non ne ho la più pallida idea. Io ho visto in realtà molte persone arrampicarsi sugli specchi nel cercare di giustificare questa partecipazione di Grillo da Vespa, tutti convintissimi del fatto che era giusto che andasse. Addirittura leggevo su dei commenti su Facebook, sono stati gli attivisti a chiedere a Grillo di andare in televisione, di andare da Vespa. Ma non risulta che sia stata fatta nessuna votazione per chiedere a Grillo di andare in televisione. A me sembra che Grillo la campagna elettorale se la gestisca in maniera molto autonoma e decida lui dove andare, con chi parlare, cosa dire. Quindi sono disponibile a credere a tutto, forse anche agli asini che volano e le marmotte che incartano la cioccolata. Valentina non è convinta che non ce lo sia vista, è la mia... No, non lo so, non sono pienamente convinta, però beh, crediamo a quello che ci dice. Ma come si fa a essere Federica Salzi e non guardare Porta a Porta? Perché un minimo di curiosità, magari, ma certo, no? Certo, la curiosità, dopo, mica ne doveva parlare con Nicky però... Nero, con gli ex compagni del gruppo. Non ho guardato neanche quando andò da Mentana. Non guardare neanche quando vado da Mentana. Lo guardai dopo guardai il video, dopo qualche giorno. Posso chiedere, Federica, se è disinteresse o un po' di stizza che è rimasta? Proprio un livello umano questo, quindi non... No, non fondamentalmente è disinteresse. È disinteresse perché conosco il copione, conosco quello che va a dire e quindi non mi interessa. Ai tuoi occhi non può essere credibile, dici tu, che sei stata e che questa idea, insomma, di quella realtà. No, non lo trovo credibile, conoscendo come viene portato avanti il Movimento 5 Stelle dai due capi, non è un progetto credibile, quindi non lo guardo, non vedo perché dovrei perdere del tempo ad ascoltare cose che ormai sono trite e ritrite, con i soliti toni molto violenti, molto più violenti dei toni che venivano utilizzati all'inizio. C'è sempre molto astio, molto e non era così anche prima. Lei c'era il Vaffa Day, si chiamava Vaffa Day, c'era una schizza di vaffanculo che non finiva più. Questo è un cambio della sua percezione, no? No, non è un cambio della mia percezione, in realtà è proprio un cambio di modalità comunicativa. Mentre Grillo all'inizio è sempre stato, fin dai tempi ancora di quando, voglio dire, andava in televisione, negli anni 80, ha sempre avuto una vena ironica molto, molto critica, molto dura, a volte anche offensiva, però non c'era quel livore, quella cattiveria che c'è adesso. Adesso non è più divertente, ma non perché mi sono annoiata nell'ascoltarlo, non è più divertente perché sta utilizzando dei toni di rabbiosi. Prima non c'era la rabbia, c'era il sarcasmo, c'era un modo diverso. Adesso c'è una rabbia che all'inizio non c'era. Io questa rabbia non la condivido, mi dà molto fastidio. Lui ha detto che la sua è una cattiveria buona e che grazie a questo modo di prendere un po' la rabbia, di attrarre la rabbia della gente, si è evitato di creare dei movimenti di destra che, essendo un po' al limite della sopportazione, potevano così esplodere, mentre così si è canalizzata la rabbia in un movimento comunque democratico. Questa è la sua affermazione. Si è canalizzata la rabbia in un movimento che non è democratico, posto che si sia canalizzata la rabbia, nel senso che sicuramente è stato un aggregatore di un malcontento esistente, reale e anche molto forte, però non la si è canalizzata in un movimento democratico, la si è canalizzata in un movimento verticistico dove le persone fondamentalmente dicono sempre solo sì a quello che viene scritto sul blog, dove non c'è la possibilità di anche solo costruire un programma partecipato. Il programma delle elezioni europee sono 7 punti che sono arrivati sul blog senza che nessuno decidesse nulla. Quindi che ha decanalizzato la rabbia in una certa direzione, magari evitando scontri di piazza, può anche essere plausibile. Che sia stata canalizzata in un movimento democratico non lo condivido per nulla, e la rabbia comunque c'è, perché se uno guarda quello che accade sui social network, io vedo espressioni di attivisti molto rabbiosi, ma anche solamente le minacce di morte che abbiamo ricevuto in diverse occasioni, noi espulsi, cioè è solo una modo di canalizzare la rabbia, cioè viene espressa forse in una maniera, voglio dire, meno violenta rispetto agli scontri di piazza. Questo a chi ruberà voti Grillo in queste elezioni, più a destra o più a sinistra? Ma un po' da tutte le parti, secondo me, perché riesce a dire tutto il contrario di tutto pur di accontentare tutti quanti. Quindi, cioè, basta solo pensare alla posizione sull'euro: una volta dice che bisogna uscire, una volta dice che bisogna entrare, una volta dice che si fanno gli euro bond, un'altra volta dice che non si fanno. In maniera molto superficiale lui riesce a dare l'impressione di accontentare tutti quanti, perché appunto ha una comunicazione, non è tanto importante quello che dice ma come lo dice, ha una comunicazione convincente, poi il contenuto a volte passa molto in secondo piano.
Va bene, grazie mille a Federica Salzi. La sua opinione, come quella di Favia, ci aiuta a capire anche questo paradosso. Un grillo che secondo loro perde credibilità, ma continua a guadagnare consensi. Arriverà primo, secondo lei, Federica? Ma non lo so, però secondo me saranno in tre rush finale che si contenderanno. Favia ha detto al 28%. Sì, anch'io penso al 28-30%, più o meno le percentuali sono quelle. Che cavolo, sarebbe un terremoto. Poi lei deve espatriare, lo sa. Beh, io ho sempre il passaporto nel portafoglio, sempre bene, pronto. Bene. Quello c'è sempre. La prontezza è tutto. Grazie, grazie mille, a Federica. Presto. Di niente, arrivederci. Vivi e Dio, Satana.